Torna Gianluca Vialli dal primo minuto nella Juventus che sfida la Bolgia dell'Ibrox Park senza Ravanelli e Ferrara. I Rangers rinunciano a McCoist presentando come unica punta il russo Salenko. Il fallo su di lui di Torricelli a inizio gara costa allo juventino l'ammonizione e la squalifica per la prossima trasferta di Bucarest. Bastano 11 minuti ai bianconeri per passare in vantaggio. Petric salta a vuoto e Del Piero comodo. Da due passi batte Goram, Juve in vantaggio con il quarto gol di Del Piero in 4 partite di Champions League. Una media gol eccezionale. Rivediamo il suo tocco in rete. I Rangers giocano senza 6 titolari e fa il suo debutto in blu. Il nazionale scozzese under 21, Bollan. Tunnel a Di Livio, ma il suo cross è reso innocuo da Pessotto. Palla in angolo. Alla 25esimo scontro di gioco tra Vialli e Wright, il giocatore scozzese ha la peggio, deve lasciare il campo, lo sostituisce Durant. Ma l'unica emozione prima del riposo è questo contatto in aria tra Petric e Vialli, senza conseguenze. Gascogne deluso, in ombra nei primi 45 minuti. A rientro dagli spogliatoi, Vialli catechizza Tacchinardi, anche oggi impiegato a centrocampo. Smith continua a tenere in panchina McCoist. L'unico cambiamento è quello del portiere, William Thompson rileva Goram. Anche per lui esordio stagionale. Messo subito alla prova da questa iniziativa di Pessotto. Colpo di testa di Di Livio e Thompson si prende i primi applausi dei tifosi scozzesi, che finalmente si esaltano al settimo per questo colpo di testa di Goff. Bravissimo Peruzzi a salvare la porta bianconera. Sul corner seguente ancora pericolo e il palo stavolta a fermare il serbo Petric. Momento di sbandamento, Lippi si preoccupa, anche perché gli scozzesi insistono e Salenko cade in aria per questo intervento di Torricelli, che rivediamo nell'immagine rallentata. Regolare il suo intervento secondo l'arbitro. Si fede finalmente Gascogna al 17esimo con una punizione senza problemi. Si scuote la Juventus e al 19esimo una grande azione di Moreno. Torricelli è premiata dal gol del 2-0. Grande felicità per l'ex giocatore della Caratese al secondo Eurogol in carriera. Rivediamo la sua travolgente iniziativa che vale il raddoppio bianconero. 3 minuti più tardi i Rangers potrebbero riaprire l'incontro, ma Peruzzi nega con un miracolo il gol a Miller, che viene sostituito da McCoist, mentre Ravanelli prende il posto di Vialli. E proprio a lui tocca costruire il terzo gioiello bianconero all'89esimo. È la rete numero 18 per Ravanelli in Europa. 3-0 per la Juventus, rivediamo la sua conclusione vincente. A tempo scaduto c'è gloria anche per il nuovo entrato Marocchi con un tiro da fuori area che non dà scampo a Thompson. Finisce 4-0 su un campo dove negli ultimi 20 anni solo Bayern Monaco e AEK Atene erano riusciti a passare. Trionfo della Juventus a Glasgow e primo posto assicurato nel girone.